Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di riforma di ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, sostituendo integralmente la vecchia normativa e intervenendo su tutti gli ambiti. Via libera anche alla delibera per il miglioramento dei pozzi irrigui. L'assessore allo sviluppo economico ha svolto una comunicazione in aula sulla situazione del consorzio Eurofidi, su cui si è aperto un ampio dibattito. Al termine, la Giunta si è impegnata ad assicurare una liquidazione ordinata e a garantire i dipendenti. La biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino sarà intitolata alla memoria di Umberto Eco. Lo ha deciso il Consiglio regionale, che ha approvato all'unanimità una delibera presentata dall'Ufficio di Presidenza. La prima commissione ha svolto un sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzo Unico della Regione. L'assessore ha espresso un cauto ottimismo sulla ripresa dei lavori. La commissione ha preso visione dello stato delle strutture e dei lavori sulla viabilità circostante. Anche quest'anno, con il patrocinio degli Stati Generali dello Sport e del Consiglio regionale, Piazza d'Armi a Torino si trasforma in una palestra a cielo aperto, con campi prova per discipline sportive e aree allestite dedicate al benessere psicofisico, alla sana alimentazione e al fitness. La prestigiosa cornice del Castello di Santena ha ospitato l'inaugurazione della stanza di Cavour, recentemente recuperata grazie al lavoro del Centro del Restauro della Venaria Reale e al contributo del Consiglio regionale. Seduzioni del Fantastico, Torino tra surrealismo e metafisica. È il titolo della mostra curata dal Consiglio regionale e dall'Associazione culturale Magica Torino, allestita nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris fino al 28 ottobre.